Per me è molto importante tenere tutto coperto con la plastica, perché voglio cercare di mantenere intatto il valore se dovessi provare a vendere la casa. 4 anni fa, il macchinista ferroviario Todd Moriarty ha avvolto quasi tutta la casa con del cellophane protettivo. Da allora vive in questo modo. La gente ride, voglio dire, entrano nel garage o in casa mia e mi chiedono: cos'è, un film di fantascienza? Che ridano pure. Io riderò quando andrò in banca e la venderò bene. Sacrificando il comfort, Todd ha calcolato di riuscire a risparmiare quasi il 95% dei $90,000 del suo stipendio annuo, spendendo soli $4,500 l'anno per lo stretto necessario. Quando ho comprato la casa, il garage si apriva con un comando elettrico, ma l'ho subito scollegato. Ho pensato, perché pagare tutti questi soldi? Se lo usassi tutti i giorni mi costerebbe $1,20 al giorno, per un totale di 438 l'anno. È pazzesco! Proprio qui ho messo dei vestiti nei sacchetti Ziploc. Così non devo metterli in lavatrice. Tenendoli qui, il freddo uccide i batteri. In questo modo risparmio sul detersivo e risparmio tempo. Non devo usare l'elettricità per far funzionare la lavatrice. Ho i vestiti dai tempi del liceo. Ci credete? Sul serio, questi sono un paio di jeans. Ok, questo paio qui l'ho comprato 15 anni fa. Guardateli. Come nuovi. Sì, come appena comprati. Un normale frigorifero consuma circa 350 kW l'anno. Riempiendo completamente il frigo di vestiti, pentole e cibi in scatola, Todd riduce l'uso di elettricità di quasi il 10%. Il frigorifero non è sempre in funzione e non consuma sempre la stessa elettricità. Basta riempirlo con qualunque cosa si possa trovare. Non mi importa. Non mi importa che la gente pensi che le mie abitudini siano inappropriate. Insomma, sì, ho i vestiti in frigo, e che importa? Almeno così risparmio. Per me non c'è alcun bisogno di usare la lavatrice, perché costerebbe troppo. Posso tranquillamente riciclare quest'acqua. In lavatrice si consumano e si strappano. Invece posso lavarli qui dentro e dureranno per anni. Da un punto di vista immobiliare, le vasche idromassaggio vengono considerate un bene personale e non influiscono sul valore di vendita di una casa. Ho appena messo un po' di zuppa in un contenitore di plastica e sarete sorpresi di quanto velocemente si riscaldi. Molte persone usano il microonde tutti i giorni e spendono fino a quasi $40 al mese. È quasi pronta. Visto che la vasca idromassaggio non aggiungerà alcun valore alla casa, ho deciso di usarla per diversi scopi e ho tante idee. Costa circa $15 al mese fare una doccia di 10 minuti tutti i giorni. Usando la vasca idromassaggio risparmio dai 30 ai $40 al mese. In questo modo non devo usare gli elettrodomestici e posso sempre spegnere la caldaia. Questa vasca idromassaggio mi fa risparmiare soldi. È la mia gallina dalle uova d'oro. Ho avuto un colpo di genio, sul serio. Penso che Todd passi tutto il suo tempo libero a preservare il valore delle cose che ha. Sto pensando di vendere questa macchina e voglio concludere il miglior affare possibile. Quest'auto ha 10 anni e non si direbbe a guardarla. Se dovessi vendere la mia macchina, potrei chiedere $3,000 come usato seminuovo o 6,000 come usato nuovo. Minimo. Ho messo la plastica non solo sul cruscotto e sul volante, ma anche sui sedili e persino sui tappetini. Molte macchine mostrano presto i segni del tempo, tipo i rivestimenti sbiaditi dal sole, ma non la mia macchina. La mia è perfetta, come il primo giorno che l'ho comprata. Non ho idea di come Todd riesca a guidare con tutto quel cellophane. Ma non gliene importa. Stavo asciugando i vestiti nell'asciugatrice e ho pensato, perché spendere soldi quando basterebbe appenderli dietro la macchina e asciugarli lì? L'ho fatto un paio di volte e ha funzionato alla grande. Il filo per la biancheria è ridicolo. Todd potrebbe permettersi di spendere per un'asciugatrice. Oh, l'ho detto! In una qualsiasi auto, in una giornata calda, si possono raggiungere anche i 50 gradi. Ci vogliono 2 o 3 ore per asciugare i vestiti sul sedile posteriore. Asciugare i vestiti all'aperto fa risparmiare a Todd 45 centesimi per ogni bucato, per un totale di circa $100 l'anno.